E quindi allora cominciamo innanzitutto con il prendere in considerazione sostanzialmente appunto le istruzioni che vi sono state date. Diamo un'occhiata sostanzialmente a questa breve guida, se così possiamo chiamarla, per ovviamente affrontare il parere. Cominciamo ad affrontare il primo problema, che è quello relativo allo studio preliminare, alla lettura della giurisprudenza e alla tecnica di redazione. Allora, la prima regola che vedete segnata in questo paragrafo è recuperare il manuale dell'università. Se vi volete portare avanti in questi mesi per evitare di arrivare a dicembre con l'acqua alla gola, cominceremo, ovviamente lo faremo insieme, a fare ovviamente un recupero del manuale dell'università. Per esempio, oggi faremo la responsabilità medica del tentativo. Quindi magari da qui alla prossima volta cominciare a prendere un manuale e andare a prendersi quali sono i fondamenti del tentativo, cioè proprio poche cose, giusto ricordare quali sono i fondamenti del tentativo, o per esempio in materia di responsabilità medica che cos'è la responsabilità aquiliana, la responsabilità civile, quali sono i fondamenti. È chiaro che questo è un discorso che non vale per tutti, mi spiego, se qualcuno di voi fa pratica nell'ambito della responsabilità civile, è chiaro che sa cos'è la responsabilità medica, non ha bisogno di andare a prendersi il manuale, così come chi fa penale sa benissimo cos'è il tentativo e non se lo andrà a guardare. Quindi io faccio un discorso generale, poi è rimesso a voi sentire l'esigenza di dire questa cosa non me la ricordo, prendo il manuale dell'università e me la riguardo, giusto quel paragrafo, prima ovviamente di sviluppare il parere a casa, chiaramente. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che dovremmo fare è la lettura della giurisprudenza, cioè il parere, come vedremo, è dato sicuramente da un minimo di impostazione teorica che possiamo trarre dal parere, dal manuale, ma soprattutto dalla lettura della giurisprudenza. Cosa significa lettura della giurisprudenza? Quello che vi dicevo prima, procuriamoci un vecchio codice, un codice ovviamente dello scorso anno, e cominciamo a vedere appunto lo studio di un istituto anche sul codice, è quello che faremo oggi. In realtà voi lo farete per forza questo lavoro, perché già dalla prossima settimana vi assegneremo due tracce di penale di parere e due tracce appunto di civile. Non inizierei ancora con l'atto, il l'atto lo iniziamo magari la prossima volta, inizierei col parere perché secondo me è più facile il parere dell'atto, e poi vi spiego ovviamente perché, chiaramente. E quindi inizieremo sicuramente appunto a fare parere, e quindi dovrete ovviamente prendervi un codice per dare ovviamente un ripasso alla lettura della giurisprudenza. È ovvio che è necessario, insostituibile, largamente lo scrivere, perché l'esame, diciamo, può sembrare difficile. Per un fatto semplice, all'università che fate? Scrivete? No, fate esami orali. Alla scuola di specializzazione scrivete? Poco, poco e niente, diciamo, dipende poi dalle singole scuole. Quindi alla fine voi arrivate all'esame che non... se fate pratica scrivete, però scrivete al computer, è già diverso, cioè sembra una sciocchezza, ma anche l'esercizio proprio di scrivere manualmente e riprendere ad avere una bella calligrafia è una cosa importante, che è questo. Quindi anche questo sarà un esercizio. L'esercizio consisterà nel ragionare in poche ore, nello svolgere un parere, nel risolvere un problema. Dopodiché andiamo a vedere innanzitutto in che cosa consiste un parere alla luce del dato normativo. Questa legge non è stata modificata dalla riforma, o meglio, la riforma ha modificato solo un passaggio di questa legge, quello dell'obbligo di motivazione, come sapete, nel senso che oggi non basta più il voto numerico nell'esame di abilitazione, ma le commissioni devono esprimere una breve formula in cui devono indicare le criticità e le ragioni per cui, per esempio, il candidato è stato, diciamo, bocciato, ma questo lo sapete. Andiamo a vedere però quali sono i criteri che ci indica la legge e che sono sostanzialmente fondamentali, ovviamente, per appunto capire che cosa vogliono da noi per superare l'esame. Il primo criterio è quello della lettera A, come vedete, la commissione è tenuta a comunicare i seguenti criteri, sono questi i criteri standard: chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione. Chiarezza dell'esposizione e logicità dell'esposizione. Che vuol dire chiarezza dell'esposizione? Che molti di voi spesso scrivono delle frasi con un torto e ci mettono le citazioni in latino pensando che fa elegante, fa figo. Non è per niente, la frase deve essere chiara, deve essere lineare. Cioè voi dovete pensare a un trucco, dovete pensare a un caso, un consiglio pratico, sì, prego, che è molto, molto elementare. Voi dovete considerare una cosa fondamentale: la commissione legge il vostro parere in pochissimi minuti e soprattutto una legge 200 in un giorno. Quindi se il vostro parere è 200esimo, al commissario a quel punto la testa è andata in fumo, quello non ci capisce più niente, c'ha scarsissimo livello di attenzione, deve leggere una cosa semplice, come se voi stesse spiegando appunto l'istituto a vostro nonno.
Che cos'è il tentativo? Il tentativo è previsto dall'articolo 56 del codice penale, punto a capo. Requisiti fondamentali del tentativo sono l'idoneità dell'azione e l'inequivocità della medesima. Si pone a questo punto il problema di andare a verificare quali siano le componenti oggettive e le componenti soggettive del tentativo. Premessi quindi questi brevi cenni sul tentativo, procediamo alla disamina del caso concreto, secondo quanto indicato dalla traccia, e se volete riportate, come vedremo, il fatto. Qua ci sono differenti correnti di pensiero. C'è chi dice: ah, ma il fatto non si deve riportare perché c'è già la traccia. Ma non è che c'è una regola. Se a me è utile riportare il fatto perché mi aiuta nell'esposizione, perché poi mi attacco punto per punto, ora vedremo nella traccia come dobbiamo valorizzare il fatto. E la traccia dice che il fatto accadeva nel 2007, quindi questo mi può dare appunto indicazioni su una prescrizione del reato in penale, su una prescrizione del diritto in civile, per esempio. Oppure la traccia vi valorizza dei passaggi. Adesso andremo a vedere che cosa vuol dire valorizzare la traccia. Quindi, però, ovviamente, che cosa fanno alcuni ragazzi? Una cosa che a me dà sui nervi, se dà sui nervi a me, dà sui nervi pure al commissario. Iniziano il parere ricopiando la traccia, dicendo: nel caso sto possono essere all'esame, tizio, e no, cavolo, cioè dico, la traccia rimodulatela, cioè rielaboratela un attimo, fate una sintesi della traccia, se no chi legge il parere dice: guarda, questo che asino, non è neanche in grado di riformulare la traccia, c'ha così paura di sbagliare che la ricopia. Alcuni facevano tipo il virgolettato e riportavano la traccia. No, questo non lo fate, perché che cosa significa? Che avete paura di sbagliare, non sapete neanche a parole vostre rielaborare e sintetizzare il fatto della traccia, quindi o non la riportate la traccia, oppure riportate, cioè, il fatto della traccia, la sintesi, quello che vi è utile per agganciarvi a delle considerazioni che farete. La traccia dice questo e quindi io ne desumo questo, ma secondo un'altra giurisprudenza posso desumere quest'altro. La traccia dice questo e su questo punto argomentiamo, quindi diciamo che vi deve essere utile per la ricostruzione del parere. Poi, ovviamente, che vedremo che cosa significa chiarezza, logicità e rigore metodologico. Io in realtà facevo una cosa l'anno scorso e potremmo farla anche quest'anno. Vi leggerò il miglior parere in forma anonima, ovviamente vi leggerò il peggior parere, vi farò capire perché un parere è peggiore. C'erano certi pareri l'anno scorso che non si capiva niente in italiano. Cioè, era una cosa allucinante proprio, i verbi che stavano per i fatti loro, come dire, una frase che c'era una parentesi, all'interno della parentesi c'erano 4-5 righe, poi chiudevi la parentesi, perché nel frattempo leggendo l'incidentale della parentesi perdevi il filo di quello che dicevi prima. Cioè, il fatto di scrivere è fondamentale nei limiti in cui riusciamo a farci capire. Cioè, il commissario è stanco, non c'ha voglia di sentire il parere, per lui ci può anche bocciare, perché che gliene frega, si nasconde dietro l'anonimato, non potremmo fargli nulla se non fargli un ricorso, ma che gliene frega, mica lui ci paga i danni se ci ha illegittimamente bocciato, diciamo la verità. Per cui noi dobbiamo fare in modo di aiutarlo a promuoverci, presentandogli un piatto ben cotto e presentato bene, come un cuoco che fa? Un cuoco cucina un piatto, ma è bella anche la presentabilità, no, del piatto. Noi dobbiamo fare questo parere, dove dobbiamo cercare di scrivere cose, diciamo, giuste, corrette, logicamente plausibili, ma anche presentate bene, cioè una bella scrittura larga, in genere foglio di protocollo con i margini è la cosa migliore, scrivendo dentro i margini, no? Così c'è dentro il quadretto e si presenta bene. Invece molti fanno quella cosa che scrivono tutti i righi, sfruttano tutto lo spazio del foglio, brutto anche da vedere, no? Quindi cominciate anche da qui a fare foglio di protocollo con i margini, scrivete dentro i margini, ricopiate bella cosa. Se non riuscite a ricopiare in bella in 5 ore, ed è difficile in 5 ore, cercate di fare una sorta di semi bella, cioè scrivete praticamente direttamente in bella, cercate di migliorare il più possibile la scrittura. Qua ovviamente va detto una cosa fondamentale, dovremmo andare a ragionare su quelle che sono le operazioni preliminari allo svolgimento della traccia, chiaramente. Adesso prima vediamo i criteri, poi vediamo le operazioni preliminari, cioè io oggi mi metto e faccio finta di dover svolgere appunto un parere, quali sono le operazioni preliminari e come ovviamente devo svolgere il parere. Allora abbiamo detto prima la forma, poi la sostanza. La forma è la chiarezza, la logicità dell'esposizione. E poi c'è la sostanza, la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di problemi giuridici specifici. Il parere alla fine, se ci pensate, è una domanda, è una domanda. Io ti dico, è successo questo fatto, te lo racconto e questa è la traccia. Quali possono essere le conseguenze penali per me? Oppure,
sarò tenuto a pagare un risarcimento dei danni? Oppure, come posso tutelarmi? Ti sto facendo una domanda, quindi alla fine il parere deve dare delle risposte. Poi vedremo anche sul problema della risposta. La risposta deve essere una, la soluzione deve essere una. Anche su questo ci sono varie correnti di pensiero. Io dico sempre una cosa: se c'è una sentenza univoca delle sezioni unite, è chiaro che la risposta deve essere quella proposta dall'ultimo delle sezioni unite, nel parere ovviamente. Se però io mi trovo a dover fare un atto e la sentenza è contraria, io devo avere l'abilità di riuscire in qualche modo a smontare la sentenza delle sezioni unite facendo riferimento ad altri orientamenti, anche perché non credete, ma nel codice spesso si trova e capita spesso che c'è stata una sentenza delle sezioni unite su un argomento e dopo qualche mese le sezioni semplici se ne distaccano, quindi io non devo dire caspita ma quale sezioni unite dicono così, perché se a me non fa comodo la tesi delle sezioni unite devo essere bravo a trovare ovviamente delle sentenze che siano di un orientamento in qualche modo contrario, quindi devo giocare con la giurisprudenza utilizzando le sentenze che sono sul codice ai miei fini. Chiariamo intanto una cosa: differenza fondamentale tra parere e atto. Il parere è pro veritate, avete capito cosa vuol dire pro veritate? Cioè io nel parere non devo difendere l'interesse del mio cliente, né gli devo indorare la pillola, devo dirgli le cose come stanno, cioè se devo dire ti becchi l'ergastolo, glielo devo dire chiaramente. Quindi devo prospettare tutte le soluzioni possibili. In genere le soluzioni non sono univoche, cioè vedremo adesso sulla traccia, per esempio, di penale che vi ho portato, come si possono dare due differenti soluzioni, tutte corrette, dovute al fatto che attualmente c'è un contrasto di opinioni in giurisprudenza proprio su questo profilo. Ma guardate, potremmo parlare tranquillamente della questione, ieri avete letto i giornali, la sentenza Betti, no? Avete sentito di quello che è stato, era stato condannato a 24 anni per l'omicidio perché andava in autostrada contromano, si era scontrato frontalmente con un'auto, aveva ucciso 4 ragazzi, gli avevano dato prima in primo grado in appello 24 anni per omicidio doloso, e ieri Lavattieri, la Cassazione, non so se avete letto i giornali, ha smontato questa cosa e ha trasformato l'accusa di omicidio doloso in omicidio colposo. Quello può essere un argomento di parere. Lì che cosa c'è dietro? Non so se avete capito la questione. La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, quindi la famosa sentenza Thyssen della Cassazione Sezioni Unite, che ha elaborato i criteri di distinzione e di cui in questa sentenza si è fatto immediatamente appunto applicazione. Allora che vuol dire? Che lì giustamente devo fare un minimo di premessi brevicenni sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente. Devo dire che c'è stato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, un contrasto di opinioni che ha portato a una rimessione della questione delle sezioni unite, che le sezioni unite l'hanno risolta, e poi io devo essere bravo a fare applicazione di quei principi delle sezioni unite nel mio caso, e dico per esempio se io devo difendere in un atto l'imputato, devo dire ecco in questo caso valorizzo questi aspetti della traccia, no? Valorizzo questo, per esempio che ne so, l'imputato va contromano in autostrada, io posso dire che ha cercato di schivare fino all'ultimo momento lo scontro frontale, quindi posso dire che ha posto in essere le cosiddette manovre di salvaguardia volte ad evitare la verificazione dell'evento, e allora vuol dire che quell'evento non lo voleva, non ne ha accettato il rischio nemmeno a titolo di dolo eventuale, visto che fino all'ultimo momento ha fatto il possibile per evitare appunto lo scontro frontale. E quindi la traccia cosa mi dice? Procedeva zig zag sull'autostrada. Ora, sto procedeva zig zag, che è magari un elemento della traccia, come lo valorizzo io in sede difensiva? Posso essere furbo, cioè mi attacco a questa cosa, dico come emerge dai fatti, l'imputato procedeva zig zag, cioè non è che andava contromano dritto, fregandosene, andando incontro allo scontro, fregandosene, accettando il rischio dello scontro frontale. Procedeva zig zag proprio perché faceva di tutto per evitare lo scontro frontale, quindi uno che cerca di fare di tutto per evitare lo scontro frontale, secondo me non sta accettando il rischio di appunto dello scontro frontale, e quindi vuol dire sostanzialmente che confida fino all'ultimo nella sua bravura di zig zagare ed evitare lo scontro frontale, e quindi vuol dire che è la classica ipotesi di colpa cosciente, cioè di colui che confida che l'evento non si verificherà facendo leva sulla propria bravura. Allora ecco quella parola zig zagare in autostrada, io da lì ci ho costruito il mio atto defezionale, capite? Quindi ecco perché vi dico è stupido riportare meccanicamente la traccia, io non devo riportare la traccia meccanicamente, io devo prendere un pezzetto della traccia e su quel pezzetto ci devo costruire la mia tesi defezionale, soprattutto nell'atto. Quindi tornando alla differenza tra atto e parere, il parere è pro veritate, dovete mettere tutte le tesi e le soluzioni possibili che siete in grado di ipotizzare guardando il codice, però dovete essere chiari, cioè secondo una prima tesi, prima soluzione,
Tuttavia, devo far presente al cliente, al signor Tizio, che un altro orientamento giurisprudenziale qualifica il siffatto episodio in questi termini: seconda possibilità, seconda tesi. E quindi non è vero che in parere c'è una sola soluzione. Ce ne possono essere diverse, anzi di regola voi sapete che vengono fatte delle tracce di parere su questioni controverse, per esempio la questione di quest'anno della vicenda della servitù di parcheggio è controversa. Perché è controversa? Non so se ve la ricordate, se volete ve la rinfresco. Praticamente la traccia, non so se l'avete vista, andatevi a guardare le tracce dell'anno scorso così capite un attimino che cosa vi toccherà fare l'anno prossimo, anche più lavori toccherà fare. Sostanzialmente la traccia di quest'anno diceva che un soggetto aveva venduto un immobile, un appezzamento di terreno con la pattuizione che il compratore doveva consentire in favore di sua figlia di parcheggiare appunto l'auto, quindi era sostanzialmente costituita una servitù di parcheggio. Ora in realtà il problema qual è? Che sul punto ci sono due differenti soluzioni praticamente. La prima soluzione è dire sostanzialmente che la servitù di parcheggio non è una servitù, è una servitù irregolare, perché poi lo vedremo, caratteristica, e qui ecco torna l'importanza dell'istituto. Io devo sapere argomentare, devo dire cavolo, non è che ci ho trovato la sentenza e gli copio la sentenza e mi promuovono, no, perché loro vogliono vedere un minimo il ragionamento, vogliono vedere un minimo com'è che io sono arrivato a quella conclusione. Se no, cioè, ma scusate, se veramente l'esame fosse copiare la sentenza come insegnano a fare in alcuni corsi, no, cioè, ma allora dovrebbero essere tutti promossi. È perché noi che siamo stupidi, l'abbiamo trovata tutti la sentenza. Ma qual è, che cos'è che fa la differenza tra il promosso e il bocciato? La scrittura, l'ordine espositivo, la capacità di costruire. Per esempio qui io devo fare un passaggio logico e dire: elemento fondamentale dell'istituto della servitù è la realità, intendendosi per realità la utilitas, cioè la utilità che intercorre tra i due fondi. Secondo il codice civile la servitù passa attraverso una relazione tra un fondo servente ed un fondo dominante, laddove il fondo servente è asservito all'utilità del fondo dominante. Si tratta di un'utilità che sussiste tra i fondi in maniera oggettiva, a prescindere dalla titolarità del diritto, cioè a prescindere da chi sia il proprietario del fondo, comunque il fondo servente sarà servito al fondo dominante. Nel caso di specie, invece, quello che emerge è l'idea di una utilità non oggettiva di collegamento reale tra i fondi, ma soggettiva. Si tratta di una destinazione soggettiva, cioè quel bene, quel fondo è utile all'altro fondo soltanto in relazione al proprietario. Cioè vi faccio capire la questione: Tizia ha l'auto, ha la patente, quindi è utile per lei il parcheggiare in quel fondo, ma perché non si tratta di una servitù reale e di una servitù, ma di una servitù obbligatoria? Ve lo dimostro. Se domani quel fondo viene venduto ad una persona che non ha la patente e che quindi non parcheggia l'auto, che se ne fa? Cioè, dov'è l'utilità? Non c'è. Quindi vedete che l'utilità è collegata al proprietario, al soggetto. Quindi praticamente direi che più che altro siamo in presenza di un vincolo a carattere obbligatorio e non reale, simile alla locazione. Cioè, secondo me quella non è una servitù, è una locazione. Cioè, io ti sto vendendo quel bene, ma voi sapete la famosa formula emptio tollit locatum, cioè se io vendo un bene e c'è l'inquilino dentro, l'inquilino rimane, la locazione, capite, la vendita non travolge la locazione. E quella stessa cosa, se io ti vendo il fondo, ma ho fatto una pattuizione per cui tu mi devi consentire di parcheggiare l'auto a mia figlia, è come se fosse una locazione dello spazio, cioè non è un diritto reale, è un fatto a valenza obbligatoria. E quindi se è appunto un diritto obbligatorio, non è una servitù. E quindi una parte della giurisprudenza di Cassazione dice: la servitù è tale se ha determinate caratteristiche. Questa non è una servitù, la pattuizione quindi è nulla, perché è in violazione del principio di tipicità dei diritti reali, cioè hai creato un diritto reale di servitù atipico, e siccome c'è il principio di tipicità dei diritti reali, la pattuizione è nulla. Quindi prima soluzione, questa pattuizione è nulla. Seconda soluzione, vabbè, ma perché deve essere nulla questa pattuizione? In realtà questa pattuizione deve essere correttamente interpretata, nel senso che le parti l'hanno chiamata servitù irregolare, ma in realtà hanno inteso riconoscere l'equivalenza obbligatoria, e quindi la pattuizione è valida, solo che è inopponibile al terzo, perché come i diritti appunto obbligatori di crediti valgono inter partes, ma non sono opponibili al terzo.
Però è valida la pattuizione, solo che è inopponibile al terzo. Quindi chiaramente il terzo che ha comprato questo appezzamento di terreno, se sapeva fin dall'inizio che avrebbe dovuto rispettare questa pattuizione, allora è a lui opponibile. Se non gliel'hanno detto non è opponibile, però è valida la pattuizione. Quindi come vedete anche qui non è vero che c'è una sola soluzione quest'anno. Poi per carità, secondo me il parere fatto bene doveva essere questo, in cui diceva c'è questo e c'è quest'altro. Infatti, la sentenza della nullità è stata fortemente criticata da tutte le riviste, perché tutti hanno detto, ma perché la nullità? Cioè, scusami, ma perché dovrebbe essere nullo? Io non posso fare questo tipo di accordo nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti. Voi sapete che le parti possono dar vita a contratti atipici nell'ambito obbligatorio. Quindi ricordatevi che il diritto civile si divide in due grandi categorie, rapporti obbligatori e rapporti reali. E sono queste due categorie agli antipodi, perché nei rapporti obbligatori, cioè nel contratto che è fonte di obbligazione, c'è il principio della tipicità, 1322, io posso anche creare contratti atipici. Nei diritti reali c'è il principio esattamente opposto, quello della tipicità dei diritti reali. Quindi io posso tranquillamente rimanere nell'ambito del rapporto obbligatorio e mi devi riconoscere validità in questo tipo di situazione. Quindi perché la nullità? Perché scomodare la categoria della nullità? Per dirvi, quindi il parere fatto bene era questo, cioè era dire, ma per fare il parere bene che cosa serviva? Serviva fare ovviamente tutto, noi, allora le servitù le avevo spiegate, onor del vero, avevo spiegato perfettamente le servitù e avevamo fatto appunto riferimento alla sentenza delle sezioni unite sulla possibilità di agire rispetto alle servitù con appunto l'azione, diciamo, di manutenzione o con l'azione di reintegrazione, questione che andremo a vedere quest'anno. Poi sul momento della seduta di parcheggio, come vi ho detto, è successo questo piccolo, diciamo, qui pro quo, per cui cioè, erano le 8, io ho detto spacciamo sta servitù di parcheggio, no siamo stanchi, vabbè però mi raccomando studiatevela a casa e vi mandate la letto in dispensa. Cioè, figura, obiettivamente quelli poi alla fine non se la sono andata a riguardare la servitù di parcheggio. C'è esattamente la sentenza del 2009 che diceva sostanzialmente la valenza obbligatoria, e poi c'era quella del 2011 che è uscita fuori questa storia della nullità. Dov'è che la commissione ti va a fare la traccia? Ti va a fare la traccia su una questione, su una sentenza innovativa, perché questa della nullità è un'innovazione. E secondo me era l'unica cosa difficile dell'esame dello scorso anno, difficile tra virgolette, perché poi la questione della Severino era pittata sulla sentenza delle sezioni unite, quindi non c'era granché da fare. Poi che c'era? Più l'atto di penale, era forse quell'atto di penale un pochino difficile, era perché lì c'erano un po' di problemini, no? Perché c'era quel problema delle bissimile, non so se avete visto, andatevi a guardare comunque le tracce e vedrete, insomma, guardando le tracce capirete anche un'altra cosa, che non vi serve la procedura, noi infatti non la facciamo. Cioè ci sono dei corsi che non so perché fanno delle inutili lezioni di procedura penale e procedura civile, non ti serve la procedura, tu devi saper fare l'atto, che è una cosa diversa dalla procedura, l'atto è una cosa diversa. Ora noi faremo molti atti e faremo delle lezioni sulla tecnica di redazione dell'atto, vedremo come si fa l'atto d'appello in penale, con la principale, con la subordinata, vedremo la formula assolutoria, perché il fatto non sussiste, che il fatto non costituisce reato, perché questo, perché quell'altro, questo sì, ma non è che vado a farvi la lezione di procedura penale, che cosa me ne... Noi dobbiamo cercare di fare meno teoria possibile, dobbiamo essere pragmatici, quindi ovviamente dobbiamo fare quel poco di teoria che ci serve sugli istituti e chiaramente sulle obbligazioni e sul contratto e sulla tipicità del contratto, e andremo a fare la fideiussione, dobbiamo sapere che cos'è la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, cioè queste cose dobbiamo farne, ovvio che non andiamo a fare la procedura civile, quindi ovviamente diffidate dai corsi che vi fanno anche procedura civile e procedura penale, perché lo sapete, perché lo fanno, per un fatto semplice ve lo dico, perché hanno un professore da piazzare che deve fare la lezione di procedura civile e procedura penale, tutto qua, e vi devono vendere il fumo. Così come diffidate dai corsi che vi insegnano semplicemente a copiare dal codice. Questo lo so fare pure io, bravo, bravo, ti do 3.000 euro per spiegarmi come si copia la sentenza dal codice, bravo, bravo, cioè non faccio nomi, ma ci siamo capiti, no? Voglio dire, che ci vuole là? Insomma, lo so fare pure io, tu mi dai qualcosa di più, la sentenza me la copio io, e vabbè, tu dammi i premessi e i precedenti, spiegami il collegamento, aiutami ad argomentare, aiutami a sviluppare, aiutami a correggermi sui miei errori, è questo che fa la differenza, o no? Se no dovremmo essere tutti promossi, tutti, perché andiamo tutti a trovare la sentenza sul codice. Però vi ho fatto vedere già su questa questione della servitù, già ho fatto la differenza, ho fatto il ragionamento e ho desunto delle conseguenze e ho detto la soluzione può essere questa, può essere quest'altra. Poi
posso trovare le sentenze, certo, argomento, prima tesi, sentenza del 2009, tesi della nullità, sentenza del 2011, ma questo è un parere fatto come Dio comanda, altrimenti faccio subito il cane da tartufo, cerco la sentenza e poi una volta ho trovato la sentenza e faccio. Come faccio a scrivere quattro facciate? Perché un parere deve essere quattro facciate, ve lo dico, quattro facciate deve essere, secondo me, lo spazio giusto. O dipende, c'è il parere semplice in cui veramente c'è poco da dire, però insomma quattro facciate facciamole, scritte ovviamente con i margini, non dico scritte intere, ma quattro facciate è un minimo, premessi i brevi cenni all'istituto, introduciamo la tematica, poi diciamo fatti questi brevi cenni, andiamo a risolvere il caso concreto. Altra questione, errore classico, i brevi cenni, ma i brevi cenni non è che li fai a piacere tuo, vi spiego, traccia sul tentativo che adesso andremo a fare. Premessi brevi cenni sul tentativo, ma ci sono tante cose da dire sul tentativo. Tentativo e compatibilità con dolo eventuale, tentativo e circostanze, tentativo e principi di offensività. Da cosa comincio? Io devo fare quei brevi cenni che mi servono per risolvere il caso concreto. Vi faccio un esempio. Se la traccia è quella di Tizio che lancia il sasso dal cavalcavia e ferisce gravemente una persona, io mi trovo di fronte alla nota questione giurisprudenziale di dire se Tizio risponde di tentato omicidio con dolo eventuale o se risponde invece di lesioni grave, punto e basta, perché ha ferito e non ha ucciso. Ma potrei dire che quegli atti erano anche idonei a uccidere, quindi risponde di tentato omicidio. Sì, però c'è dolo eventuale, perché lui lanciando il sasso al cavalcavia non sa se colpirà o non colpirà, agisce con la situazione di dubbio. E quindi qui, giustamente, se devo fare premessi brevi cenni sul problema, io non vado a parlare, per esempio, della differenza tra atti preparatori e atti esecutivi, che me ne frega, qui è chiaro che siamo già in una situazione di oppure della differenza tra il tentativo circostanziato di delitto e il tentativo di delitto circostanziato. No, io su cosa andrei a fare qui premessi brevi cenni? Sulla questione, l'elemento psicologico del tentativo. Direi, il tentativo è un reato perfetto, non è un reato imperfetto, pertanto il tentativo va costruito dogmaticamente come un reato perfetto, con una condotta, un nesso di causalità che però si interrompe, perché nel reato perfetto il nesso di causalità arriva alla consumazione e alla verificazione dell'evento. Qui il nesso di causalità viene ricostruito in via ipotetica, perché noi diciamo l'evento non si è verificato, ma per puro caso, per fortuna, altrimenti quegli atti sarebbero stati idonei ad uccidere anche se la morte non si è verificata. E poi l'elemento psicologico del tentativo. Sappiamo tutti che c'è incompatibilità logica tra tentativo e colpa, per forza di cose, no? Perché la colpa è involontarietà, il tentativo è volontarietà e direzione. Ci soffermiamo sulla compatibilità tra il tentativo e il dolo, dove il tentativo risulta compatibile col dolo intenzionale, e devo scrivere in due righe dicendo cos'è il dolo intenzionale, con il dolo diretto devo dire cos'è il dolo diretto, e poi il dubbio con il dolo eventuale. Fine. Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, e inizia la seconda parte del parere, la prima parte è parte teorica, premessi i primi cenni. Seconda parte, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, la traccia ci dice che Tizio lancia il sasso al cavalcavia, bla bla bla. Ma vedete che le due parti sono collegate? Cioè io ho fatto dei premessi brevi cenni che non sono fini a se stessi, sono funzionalizzati alla soluzione di quello che dopo io dovrò dire. Quindi c'è come se facessi prima una disquisizione generica e teorica, e poi quei principi generici e teorici che ho esposto nei premessi brevi cenni me li utilizzo per la parte risolutiva della questione. Quindi, se volessimo schematizzare, premessi brevi cenni, parte argomentativa e conclusioni, questo è il parere, tutto qua. Questo per quanto riguarda il problema della tecnica di redazione. Andiamo poi, tornando nuovamente alla nota distinzione che facevo prima tra parere ed atto. Nel parere voi dovete scrivere, anche dilungarvi, cioè far capire che conoscete l'argomento, certo non troppo lungo. Secondo me quattro facciate è il non meno e non più. Più di quattro facciate può diventare pesante. Meno di quattro facciate è troppo povero. Uno dice, mi hai riportato, bravo, mi hai riportato la sentenza che era sul codice commentato, e tutto questo è la tua argomentazione, tutto questo è la tua logicità, tutto questo è un attimo la ricostruzione dell'istituto. È chiaro. Poi, altra questione. Anche sulla ricostruzione dell'istituto e su premessi brevi cenni possiamo lavorare, nel senso che è vero, molti istituti noi li facciamo, ma li faremo sempre in termini pratici, cioè io non faccio la teoria, me ne frega niente, io faccio l'istituto, che è una cosa diversa, e l'istituto non è la teoria, capite? L'istituto è spiegarvi
quali sono i fondamenti di quella cosa, perché vi servono a risolvere il caso pratico, non è una speculazione fine a se stessa, come vedrete. Ma comunque, anche sui premessi primigeni ci sono dei trucchi, se così possiamo dire, cioè se viene fuori, non so, premessi primigeni sulla autonomia contrattuale, io posso parlare dell'autonomia contrattuale, ma immaginiamo che in quel momento non mi ricordo niente sull'autonomia contrattuale. I premessi primigeni me li posso ricostruire anche dal codice. Se ci fate caso, i codici oggi sono organizzati graficamente così. Per esempio, apriamo un codice sull'articolo 1322, autonomia contrattuale. Voi troverete inerenti che dicono profili generali. E vi dicono in generale che cosa si intende per autonomia negoziale. Poi, casistica, e ci sono tutta una serie di ipotesi: autonomia negoziale e diritti della personalità, autonomia negoziale, diritti di credito e così via. Allora è ovvio che la parte iniziale del codice commentato mi può servire per svolgere i brevi cenni, perché io da lì guardo qualche sentenza, troverò sentenze della Cassazione che dicono Cassazione del 98, l'articolo 1322 si ricollega direttamente al principio della libertà di iniziativa economica privata riconosciuto dall'articolo 41,2 della Costituzione, esprime in linea di massima la possibilità per i consociati di dar vita a tipologie contrattuali diverse da quelle tipizzate dal codice, seppur con il limite della liceità e meritevolezza di interesse. Questa è una sentenza che io sto citando, ma io cosa faccio? Estrapolo la sentenza, tolgo la citazione e faccio capire che il mio pensiero, che ti sto sviluppando io a livello teorico, i premessi previgenti, cioè, voglio dire, la sintesi del discorso è questa: se io mi ricordo l'istituto a livello generale, perfetto, se non me lo ricordo dal codice, cioè il codice, guardate che è come un libro, ci sono le soluzioni finali del parere, ma ci sono anche le sentenze di massimo sistema, cioè le sentenze, quelle diciamo di principio generale, che vi sono utili allo svolgimento dei premessi previgenti. Quindi bisogna saperlo usare il codice, ma non abusarne. Abusare del codice significa limitarsi a copiare quella massima, perché ce l'hanno detto in bagno, perché abbiamo capito che ce l'hanno detto anche i commissari, e poi detto tra di noi, ne dicono di cavolate i commissari. Ma voglio dire, questa questione di quest'anno, non so se l'avete seguita, che i commissari hanno detto che la traccia di penale sulla Severino doveva essere fatta senza tener conto della nuova riforma della Severino, perché la traccia diceva che questa persona si recava immediatamente dall'avvocato. Allora i commissari hanno detto, e immediatamente significava che praticamente il parere doveva essere ambientato all'epoca precedente. Cioè, secondo me è una fesseria, perché cioè, ti hanno dato la traccia proprio sulla Severino, sulle sezioni unite. Che senso ha dare la traccia sulla questione? Cioè, tu il parere lo fai oggi, quindi lo devi fare sulla base del diritto che c'è oggi. E quella forse è un refuso, cioè chi ha, come dire, elaborato la traccia, forse ha commesso un errore puramente di refuso, cioè io non avrei fatto questo tipo di discorso. Ora, secondo me è un problema, perché vi faccio un esempio. Se io ho seguito questa indicazione perché mi hanno detto di fare così e il mio compito viene corretto da Milano, e a Milano la commissione la pensa diversamente, dice ma guarda un po', questo non tiene conto della Severino, non tiene conto delle sezioni unite, lo devo bocciare. E io mi ritrovo bocciato perché un idiota di commissario mi ha detto come avrei dovuto fare il parere secondo lui. Ma cioè, secondo me è totalmente illogica questa cosa. È completamente illogica perché cioè, c'era la legge Severino e c'erano le sezioni unite ed era lo stesso caso, l'identico caso tratto alle sezioni unite. È chiaro che è quella la vicenda. Se no avrei dovuto dire, lo avrei dovuto dire, il candidato svolga il parere senza tener conto dell'attuale quadro normativo e quindi sulla base del quadro normativo pregresso. Ma sarebbe un puro esercizio retorico, perché se noi vogliamo fingere che viene un avvocato oggi a chiedermi il parere, io non gli dico all'avvocato, non gli dico al cliente, se viene il cliente all'avvocato a chiedere il parere, al cliente che cosa gliene frega quali sarebbero state le cose prima della Severino, quello vuole sapere che cosa rischia oggi a diritto vigente, quindi post Severino, quindi è ovvio che il parere andava fatto in quell'altra maniera. E quante persone verranno bocciate adesso così? Perché come fai a salvare il candidato? Questo nega che ci sia la Severino. Cioè non nega le sezioni unite e fa il parere con la vecchia giurisprudenza, dice, ma è una cosa che secondo me potrà portare solo a dei ricorsi, chiaramente, però come faccio a fare il ricorso? Perché faccio? Dimostro che il commissario mi aveva detto, cioè,
Come lo dimostro? A parte il fatto che la legge dice che durante le prove d'esame non si comunica con nessuno, quindi come faccio a dire che il commissario mi ha detto? Vi autodenuncio, cioè vi autodenunciarmi di aver violato le regole, quindi non posso neanche fare un ricorso su questa faccenda. Per cui anche questo discorso di cosa dice il commissario, prendetelo con le molle, anche perché insomma gli gnoi miei, vogliamo parlare di chi sono i commissari? Volete sapere come vengono nominati? Vengono nominati dalla politica forense. Io ho un amico che fa politica forense e lui mi ha detto: io non so che fare, perché questo fa diritto del lavoro, quindi non sa un H di diritto penale, zero di diritto amministrativo, meno 5 di diritto civile, però siccome ha portato tanti voti alle ultime tornate, per dargli visibilità, per fargli il favore, ha detto: ah, ti mettiamo Alessio Virgine. Cioè non è che il commissario ne sappia più di voi. Certe volte il commissario ne sa meno di voi, perché voi avete magari studiato, avete fatto un corso, vi siete chiusi su un codice commentato, cioè avete un attimino speso del tempo su quella vicenda. Il commissario va a memoria su quello che si ricorda. Poi, per carità, se è un penalista e magari vi dà il parere sul penale, mi può aiutare, allora sì. Però, insomma, io non sempre mi fiderei di quello che vengono appunto la cosiddetta giurisprudenza da corridoio, quella che si forma nel passaggio tra l'aula e il bagno, cioè tra l'aula e il bagno, cioè nel corridoio, lì ci sono le varie voci, viene fuori quella famosa giurisprudenza da corridoio, di cui insomma si deve un attimino, come dire, cioè prenderla con le molle. Quest'anno magari molti avranno detto nullità, c'è la sentenza sulla nullità, ok, giusto, va bene, però io mi cerco il codice, mi sono fatto un corso, mi hanno spiegato che effettivamente su quella benedetta servitù di parcheggio posso anche dire altro della nullità, giusto? E quindi insomma cerchiamo di avere ovviamente una marcia in più, qualcosa in più rispetto a chi un corso non lo fa o rispetto a chi fa un altro corso che ha delle metodologie criticabili sostanzialmente. E detto questo, quindi, come vedete, qui quello che vi ho detto è esposto in questa cosa, è riassunto. Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, lettera C. Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità. Vabbè, questa è una cosa molto rara, una cosa un po'... profili di interdisciplinarità ci possono essere, dipende dalla traccia. Io adesso vi ho portato una traccia con profili di interdisciplinarità, quella l'ultima traccia di penale, dove c'è il problema del sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo. È un minimo, devo avere dei fondamenti, sapere che il provvedimento amministrativo può essere illegittimo, quali sono le cause di illegittimità del provvedimento amministrativo. Ma là dipende dalla traccia, se la traccia collega un po' le cose, oppure se io vi faccio fare un parere sull'usura in civile, e ci potrebbe stare che voi dobbiate anche capire che cos'è l'usura in diritto penale, anche perché l'usura civilistica e l'usura penalistica sono collegate in maniera proprio istituzionale. Vabbè, però il discorso del profilo di intelligibilità non mi interessa più tanto. Quello che mi interessa è l'ultima lettera, relativamente all'atto giudiziario di dimostrazione della patronanza delle tecniche di persuasione. Che vuol dire tecnica di persuasione? Significa saper convincere il giudice della bontà delle proprie tesi. E qua vengo alla differenza tra il parere e l'atto. Ecco, nell'atto non dovete essere teorici, nell'atto voi dovete essere ficcanti, cioè dovete essere specifici, dovete smontare una sentenza con un atto d'appello, dobbiamo attaccare quella sentenza. Dice: ma io non ho una sentenza. Sì, però un momento, se la traccia ti dice che tizio in primo grado è stato condannato a 24 anni, faccio riferimento al caso Beti, perché ha investito contromano in autostrada 4 persone uccidendole, io non ho la motivazione della sentenza, è chiaro, ma è ovvio che la sentenza ha seguito la tesi del dolo eventuale, chiaramente, quindi io devo spendermi tutta la mia bravura per smontare la tesi del dolo eventuale a livello teorico, ma anche a livello pratico. A livello pratico, servendomi della traccia che mi dice che zigzagava, non solo, la traccia mi dice che ci sono tracce di frenata. Oh, se ci sono tracce di frenata prima dell'impatto, vuol dire che ha fatto proprio di tutto per evitare quell'impatto, cioè vuol dire che lui l'impatto non era una variabile calcolata nel suo piano. Voi vedrete la sentenza Beghi, che è uscita l'altro giorno dalla Cassazione, noi non sappiamo le motivazioni, ma le motivazioni io già ve le posso scrivere di quella sentenza, vi posso dire esattamente il ragionamento che hanno fatto i giudici. Cosa avranno detto i giudici? Scommettiamo, fra 3 mesi, 6 mesi verranno fuori le motivazioni, ma ve lo dico io, avranno detto. Ovviamente poi, se volete, facciamo questa differenza da un'eventuale colpa cosciente, ma potranno aver detto una serie di cose, potranno aver detto, tanto per cominciare, che l'imputato viaggiava
contromano insieme alla sua compagna in autostrada è che tuttavia valutare come possibile uno scontro frontale, quindi valutare lo scontro frontale come una delle variabili, no? Perché nel dolo eventuale noi accettiamo un rischio, quindi il rischio è una variabile, è una possibilità che noi accettiamo, significherebbe dire che questo soggetto accetta la possibilità di morire, perché lui non lo sa se scontrandosi alla peggio, può essere lui che si scontra con un tir e alla peggio lui. E quindi voi pensate veramente ragionalmente che uno che guida contromano in autostrada accetta il rischio di scontrarsi e quindi morire lui, morire la persona che viaggia con lui, oppure sopravvivere ma magari rimanere menomato e finire in galera? E no, secondo me nel caso Peti questo era semplicemente un pazzo che ha cominciato a dire: guarda quanto sono bravo, perché la storia non so se la sapete, questo praticamente viaggia in autostrada, gli cade la borsetta dal finestrino alla ragazza, allora lui per fare vedere che è un figo prende, fa un'inversione, un fatto, torna indietro e prendiamo la borsetta e comincia come un pazzo ad andare contromano in autostrada. Ma ragioniamo con la testa di questo pazzo, è un pazzo sicuramente, non così voglio dire, però siamo davvero certi che in quel momento la possibilità di scontrarsi con un altro veicolo sia stata da lui lucidamente considerata come una possibilità e ne abbia accettato il rischio? Io penso di no, io penso che questo qui si sentiva talmente figo che la possibilità di scontrarsi con un veicolo non l'ha nemmeno considerata, perché lui sentiva un asso del volante, capite qual è il problema? Quindi quella possibilità non l'ha considerata, se non l'ha considerata non è entrata nel fuoco del dolo e allora non c'è il dolo eventuale. Ecco perché ci sarà la sentenza che ci dice che è colpa cosciente. Poi possiamo montare meglio le motivazioni prendendo in considerazione la Cassazione a Sezioni Unite, che ha preso in considerazione nel caso Thyssen i cosiddetti criteri di differenza. Ma il ragionamento è questo, cioè tu devi andare a vedere nel dolo eventuale se il soggetto ha fatto il ragionamento seguente: io farò questa cosa costi quel che costi, anche a costo di sfracellarmi contro un altro veicolo. E voi pensate che abbia fatto questo ragionamento? Io penso di no, io penso che lui abbia detto: guarda quanto sono bravo, sono un asso del volante, stai a vedere che riusciamo ad arrivare a prendere la borsetta senza scontrarci. Lui quello ha detto, non ha nella sua testa detto: e va bene, prenderemo questa borsetta anche a costo di morire. Perché sarebbe un suicida uno che fa un ragionamento così, cioè sarebbe un ragionamento contrario alla logica, l'idwod. A meno che ne so, il PM non viene fuori e mi dice che questo qui aveva propositi suicidi, allora posso ricostruire la questione in maniera diversa, posso dire sì, questo era uno che disprezzava la sua vita, disprezzava la vita degli altri, si voleva ammazzare, ma a quel punto ha accettato la possibilità di scontrarsi con un altro e morire, quindi l'ha accettato. Però voglio dire, nel caso, questo è un caso limite, è un esempio paradossale, nell'esempio che vi ho fatto è chiaro quindi che riusciamo. E quindi mentre in primo grado, in appello, la sentenza diciamo vi dice che il vostro imputato è stato condannato a 21 anni e voi dovete argomentare. E come argomentate? Argomentate dicendo che è ragionevolmente questo, che è ragionevolmente questo, e poi citate: d'altra parte, nel caso di specie è necessario fare utile applicazione dei dicta che le sezioni unite hanno appunto enunciato nella sentenza numero tale tale, secondo cui per la valutazione della differenza dolo eventuale colpa cosciente dovremmo verificare intanto la effettività del coefficiente psicologico, cioè dobbiamo dimostrare non sulla base di una presunzione, perché vedete la giurisprudenza finora diceva ha considerato la possibilità di scontrarsi, quindi ne ha accettato il rischio, cioè è una sorta di automatismo, capite qual è il problema di fondo? In realtà questo automatismo portava ad una semplificazione probatoria e quindi ad un'espansione del dolo eventuale a scapito della colpa cosciente. Oggi le cose sono cambiate perché la Cassazione a Sezioni Unite ci dice: guardate che la colpa cosciente non è una categoria residuale rispetto al dolo eventuale, è una categoria dotata di una sua autonomia, cioè quindi ci possono essere dei casi appunto di colpa cosciente, chiaramente. Quindi insomma andremo a vedere il diritto vivente, andremo a vedere, poi vedete il diritto vivente della giurisprudenza e si nutre comunque un minimo di teoria, cioè un minimo dobbiamo appunto parlare del dolo come elemento costitutivo del dolo, che cos'è? Il momento intellettivo in cui un soggetto si rappresenta e mette a fuoco una possibilità, un'eventualità, il momento cognitivo in cui appunto vuole anche quel tipo di situazione. Quindi è chiaro che dovremo avere un attimo un fondamento teorico in cui diciamo il dolo è previsto, l'imputazione dolosa è prevista articolo 43 del codice penale, l'imputazione dolosa passa attraverso un momento intellettivo e un momento cognitivo, e quindi un minimo dobbiamo saper scrivere in maniera abbastanza
come dire, dotta, cioè dotta, elegante, senza strafare però, cioè non mettiamo ad ogni passo nel caso de qua, nel caso de quo, qui, qua e Paperino, come facevano l'anno scorso i vostri colleghi. Ogni 3 minuti c'era uno che scriveva nel caso de qua, nel caso de qua, nel caso de qua. Ho capito, abbiamo capito che conosci il latino, basta, sto latinorum nei pareri di continuo. Molti hanno sto vizio di mettere continuamente queste cose in latino, cioè. Non è che vuol dire che sei più, cioè a volte spezzano la leggibilità. Nel caso oggetto della presente disamina, nel caso in questione, nel caso de qua, ma lo metti una volta, questa ogni rigo rispedeva nel caso de qua, nel caso de qua, nel caso de qua. Scusami, leggi sto cavolo di parere, non vedi che diventa uno scioglilingua, cioè diventa cacofonico. Quindi aspettiamo anche la cura del dettaglio. Cioè andiamo a vedere pure come suona una cosa, perché come suona? Sapete come si corregge il parere? Almeno in teoria si dovrebbe correggere che ci sono 3 commissari, poi in realtà sono 2, forse nella migliore ipotesi è uno solo, nella migliore perché ci sono anche altre ipotesi che non voglio ovviamente teorizzare. Uno legge e l'altro ascolta, quindi quello che ascolta gli deve suonare bene quello che ha scritto, capite che vuol dire anche la cacofonia? Quindi deve essere alla fine una cosa fluida, convincente, cioè deve essere una cosa che se io leggo anche dopo che ho letto 200 pareri mi fila, fammi sentire un po' che dice questo qua, ok, mi fila, va bene, lo proviamo. Se invece comincio a sbarellare, a scrivere in maniera poco chiara, a scrivere cose che non sono pertinenti, quello lì dice no, scusami, ho perso il filo, ma non dice rileggimi il passaggio, vediamo se ho capito, dice boccio, semplice, io ti leggo una volta, c'ho 2 minuti, 3 minuti. Se t'ho capito, t'ho capito. Se no il problema è tuo, io ti boccio. Questo è il discorso, lo sapete, no? La filosofia è così, anche perché diciamo che le percentuali ci dicono che 40 vengono promossi, 60 vengono, forse meno, 30 vengono, ormai a livello nazionale 33 promossi, 65, 67 bocciati. Quindi traete le conclusioni, no? Trucco fondamentale sarebbe quello di leggersi poi, dopo che ho finito il parere, adesso vediamo quali sono le operazioni. Operazione preliminare, innanzitutto, vabbè, dopo che ci siamo capiti, quindi tornando all'atto, l'atto è defezionale, devo argomentare solo a favore del mio cliente, devo saper fare le subordinate, prima questo, poi questo, poi questo, ok? E poi devo ovviamente capire a monte che atto fare, questo sicuramente, devo capire qual è l'atto ovviamente da fare. Come vedrete, in linea generale, poi ci ragioneremo, cioè abbiamo da qui fino a dicembre, insomma, parecchio tempo per ragionarci. Gli atti più frequenti sono sempre quelli, l'atto d'appello di penale, l'appello di civile, dove sull'appello di civile c'è la nota questione. Ah, ma devo applicare la riforma indicando. No, come fai a indicare le parti di sentenza che devi sottoporre a critica? Perché voi sapete che la riforma dice questo, ma tu non c'hai la sentenza. Quindi c'è anche questo discorso. Fare bene i motivi di diritto, poi vedremo come si va a numerare, rubricare il motivo di diritto. Capiremo che cosa significa effetto devolutivo dell'appello, cioè il fatto che io porto all'attenzione del giudice determinate cose e se non gliele porto ovviamente si crea il giudicato implicito. Ma comunque insomma ci sarà tempo. E poi ovviamente modello di schema redazionale. Incipit sarebbe quindi l'inizio in cui praticamente si anticipa, diciamo, quello che cioè, se si svolgono queste premesse. E un'altra questione fondamentale, la risposta al quesito posto alla traccia, alla fine dovete dare la soluzione. E poi, ovviamente, lo schemino, il mini sommario. Io inizio, leggo la traccia, cerco di capire quali sono gli istituti coinvolti dalla traccia e me li scrivo al lato. Allora, mi faccio uno schemino e dico. Questa traccia riguarda, ora vedremo, facciamo una traccia e lo faremo, riguarda questo, questo, questo. Cosa mi chiede la traccia? La traccia mi chiede di capire questo, questo, questo. Dopodiché, la traccia mi chiede di svolgere brevi cenni, quali sono gli articoli che possono essere utili per lo svolgimento di brevi cenni e me li cerco. Dopodiché, dopo che ho fatto lo schemino, mi vado a cercare le sentenze utili per costruire tutta la vicenda. Dopo che ho fatto lo schemino, mi vado a costruire lo schemino, mi vado a costruire le vicende utili appunto alla soluzione della vicenda. Quindi solo dopo vado alla ricerca delle sentenze, ok? Non è che vado a capofitto, prima devo capire di cosa stiamo parlando, cosa vuole il codice, anche perché le sentenze dove le cerco?
nel codice, negli articoli, ma devo capire quali sono gli articoli che vengono in rilievo, di cosa stiamo parlando innanzitutto. Preliminarmente devo fare questa operazione, chiaramente. Detto questo, quindi poi, lettura della traccia, non perdete troppo tempo a scegliere cosa fare, incidetevi subito. E soprattutto una cosa che non dovete mai fare in sede d'esame, cambiare idea. Cioè inizio una traccia, dopo un'ora non vado a fare l'altra traccia. Errore assurdo, perché hai perso 2 ore, emotivamente sei, a quel punto sei alterato. Cioè se decidi di fare quella traccia, fai quella traccia. Poi vi dico una cosa, il dubbio in realtà non vi si dovrebbe nemmeno porre, perché in genere sulle 2 tracce ce n'è sempre ogni anno una che abbiamo fatto in classe o che abbiamo spiegato, quindi vi fate quella. Cioè quest'anno c'era quella della Severino, fatta quella della Severino. Sull'atto di l'altro di Benare c'era quella là sul caso Arena Calcio, era ovviamente in parte era quella dove andava ovviamente spiegato il ruolo della sentenza di fallimento nel reato di bancarotta fraudolenta, poi una cosa facile alla fine, una volta capita e schematizzata ovviamente. E quindi diciamo che alla fine poi se decido di svolgere la traccia, non cambiare idea. Vai avanti fino alla fine svolgendo quella traccia, chiaramente. Non cambiare idea, perché cambiare idea significa perdere 2 ore a quel punto, ripartire nuovamente da zero, chiaramente. E poi ovviamente, vedete, qui vi dice la lettura dei diversi momenti della redazione, la lettura della traccia è importante, gli elementi di fatto descritti non sono casuali e superflui, se c'è una data vuol dire che ci sarà una prescrizione, per esempio. E poi il candidato deve partire dalla presunzione di competenza e veridicità di quanto esposto. Questo che cosa significa? Che certe volte alcune persone si inventano la traccia, cioè fanno dire alla traccia cose che la traccia non dice. Per esempio, l'anno scorso avevamo fatto un parere su uno scontro tra veicoli e siccome bisognava partire dalla presunzione di colpa di pari presunzione del 2054, tutto qui. E qualcuno ha cominciato a inventarsi che uno non aveva la cintura e che quindi c'è niente. Ma scusa, ma perché? E no, perché la traccia non mi diceva niente. Ho capito, ma se non ti dice niente perché dovevi partire dalla presunzione di colpa? Non è che dovevi inventarti degli elementi per addossare la colpa a uno dei due. Cioè non inventate le cose che la traccia non dice. Come è successo quest'anno quando i commissari hanno detto che la traccia andava svolta senza riferimento alla legge vigente della Severino. No, perché? Semplicemente perché c'era che il cliente si recava in veglia subito dopo, si recava dal cliente, si recava dall'avvocato, beh, ma subito dopo perché magari si è preso la strizza, la paura ed è andato dall'avvocato, ma voi, questa è una fiction, voi oggi dovete fare il parere, no? Lo fate oggi, e a prescindere dal fatto di quando il cliente si è recato all'avvocato, quindi secondo me andava, come vi dicevo, fatto tenendo conto della Severino. Anche perché una cosa così clamorosa, una traccia, la deve dire. La traccia avrebbe dovuto dire, non, il candidato non tenga conto, ma a memoria mia non è mai capitato una cosa simile, cioè che una traccia venga fatta chiedendoti di fare il parere come era la vecchia. Allora a questo punto ti posso chiedere, il parere di diritto civile me lo fai sul codice del 1865? E cioè così, tanto per, e che senso ha? E qui la stessa cosa, mi fa il parere di penale, ma senza col codice prima della Severino. E che senso ha, scusate? Cioè, io non lo so, comunque, secondo me è successo, questa cosa porterà problemi, io sono sicuro che porterà molti problemi. Dopodiché la consultazione dei codici, noi ovviamente vedete qua, la tentazione dei più è di iniziare da subito a sfogliare le sue pagine, allora, l'identificazione degli istituti concorrenti alternativi utili per raggiungere il risultato pratico cercato dal cliente sarà sommario utile per operazione elastica e non nozionistica, ve l'ho detto. A volte un grande aiuto può essere dato alla stessa traccia che chiede la breve illustrazione degli istituti, non è da sottovalutare il fatto che nei codici in calcio alle varie disposizioni spesso sono richiamate tra parentesi il numero degli articoli contenenti disposizioni connesse, quindi vi aiutano a fare un po' di collegamenti e a cercare un po' di roba altrove. Riuscendo individuare un punto di partenza è quindi possibile scoprire tramite questo meccanismo norme utili. Giunge il momento di iniziare poi a usare il codice non annotato, cioè perché voi prima iniziate sul codice non commentato, no? Perché fate prima, cioè quali sono gli articoli che mi servono per sviluppare questo parere, prima li cerco sul codice non commentato, perché sennò ci metto molto a sfogliare, li trovo e poi li vado a cercare sul codice commentato con ovviamente la giurisprudenza. La tentazione dei più è di iniziare da subito a sfogliare le sue pagine per trovare immediatamente la massima della sentenza a cui è tratto il caso. Cioè sarebbe come se io invece di iniziare a costruire dalle fondamenta iniziassi a costruire dal tetto. Scusate, la sentenza risolutiva è il punto d'arrivo. Perché devo avere st'angoscia di andare subito a trovarla? No, io prima
mi costruisco l'istituto, cioè mi trovo le norme, mi faccio lo schemino, vedo quali sono i primi cenni, poi la soluzione, poi ci arrivo, poi sulla soluzione dico ok, adesso che ho tutto impostato vado a cercare nel codice la sentenza risolutiva, se no mi viene montato male il parere, perché se io parto subito alla ricerca della sentenza risolutiva e la trovo e poi dopo che l'ho trovata che faccio, scusate, la copio ed è finita lì, come faccio a riempire quattro facciate che vi ho detto essere a mio avviso il minimo quattro facciate, sotto le quattro facciate vuol dire che a livello di contenuti il candidato esprime veramente poco, ma hanno letto persone che sono state in commissione, che alcune volte loro, per esempio, parere di una facciata, due facciate, no, no, basta, ce l'ho da fare. A meno che non sei Carnelutti, in due facciate non mi puoi aver sintetizzato in maniera brillante la questione. Cioè, un minimo, se la traccia ti chiede, brevi cenni su un istituto, soluzione. Con più soluzioni perché c'è il contrasto giurisprudenziale. E come fai ad aver fatto tutte le facciate? Dai, nemmeno te lo leggo. Cioè, ma onestamente, cerchiamo di essere un minimo furbi e presentabili. Arriviamo a fare quattro facciate. E allora, giustamente, non può essere una strategia vincente quella di andare subito a cercare la sentenza con quest'ansia di trovare subito la sentenza. Tanto anche perché, ma a livello di strategia, scusate, la sentenza la cercherà qualcun altro al posto vostro. Voi concentratevi sulla costruzione del parere, tanto poi la sentenza arriva, cioè qualcuno comunque, però voi vagliatela, non prendete come oro tutto quello che vi viene detto, cioè, boh, si dice, dicono che la soluzione è questa, vediamo, oppure ok, la soluzione è questa, vediamo se posso arricchirla, mettere qualcosa in più per distinguermi dagli altri, se no abbiamo fatto tutti lo stesso parere. E poi ci bocceranno tutti perché diranno che abbiamo copiato, cioè capite quali sono le insidie dell'esame. E quindi vedete qua che c'è tutto, insomma, a parere di chi scrive questo comportamento è metodologicamente scorretto per vari motivi. Innanzitutto il codice commentato non è facilmente consultabile, perché è grosso così, quindi io cioè, ci perdo anche molto tempo a pensare se dovessi cercare una sentenza. Così come non si è, se non si è già individuata la norma il cui commento interessa, si rischia di perdere molto tempo, cioè se io non so qual è l'articolo di riferimento dell'istituto, chiaramente, e fare confusione. Inoltre, anche riuscendo a trovare subito la massima giusta, ammesso che ci sia. Ammesso che ci sia, perché ci sono stati anni in cui la soluzione non era nel codice o non era nel mio codice, perché poi case editrici sapete, non è che sono identiche, e non è sufficiente la mera trascrizione di essa per redigere un compito sufficiente. Si è già detto che solo un adeguato apparato argomentativo permette di raggiungere l'idoneità. Di conseguenza, solo se ci si è posti gli interrogativi prima enunciati, cioè se ci si è ragionato su, è possibile dimostrare nella redazione del parere quelle capacità di ragionamento giuridico che sin dall'inizio si sono definite determinanti. Infine, dato da non sottovalutare, poiché la maggior parte dei candidati si tuffa a capofitto nella ricerca della sentenza, e ahimè l'aula d'esame non è un ambiente sterile, è assolutamente probabile che giungano volenti o nolenti voci circa le massime applicabili al caso di specie. Si può quindi sfruttare il lavoro degli altri, quello che vi dicevo, voi fate la costruzione, poi arriverà alla massima, ma non vado a perdere tempo, a gettarmi capofitto nella ricerca, anche perché non, potrebbe non essere chiaro. Inoltre, nulla assicura che tali voci siano corrette, appunto. Dunque, solo se sono stati individuati gli interrogativi giusti, come dice la pubblicità, fatevi le domande giuste, no? E la domanda giusta che dovete fare, prima della, se no come farete ad avere appunto la risposta esatta. Inoltre, nulla assicura che tali voci siano corrette, dunque, solo se si sono individuati gli interrogativi giusti e si sono profondamente comprese le problematiche sollevate in vicenda, è possibile porsi criticamente rispetto ai suggerimenti altrui. Detto questo, scaletta degli argomenti e adesso iniziamo. Prima traccia. Traccia numero 1. Traccia. Andiamo a fare questa traccia. Il dottor AA viene sottoposto a procedimento penale in relazione ad un episodio di presunta negligenza medica. All'esito degli accertamenti peritali svoltisi, in quel giudizio risulta che l'evento lesivo cagionato al signor B sia ascrivibile causalmente alla condotta imperita del dottor AA. Tuttavia, all'esito del processo penale, il dottore viene assolto per essere nel frattempo intervenuta la modifica normativa operata dalla legge 189 del 2012. Sapete cos'è questa legge? È il famoso decreto Balduzzi. È un tema che sicuramente era papabile lo scorso anno, potrebbe venire fuori tranquillamente quest'anno. Dovremmo ragionare sul famoso decreto Balduzzi. Ci avete tutti queste... No? No.